Si tratta della, come hai detto tu, della preoccupazione di perdere il posto di lavoro e del tentativo di riuscire a salvare questa azienda che secondo noi è un'azienda che può ancora guadagnare. Questa azienda sta per essere tolta dal nostro territorio, secondo noi per una mera logica di profitto, acquistata da una multinazionale che non ha nessun legame con il territorio e quindi ora decide che questo stabilimento, lo stabilimento storico di Longarone, nato anche sulle macerie della tragedia del Vajont, sta per essere strappato via. Secondo noi questo può essere impedito e ringraziamo anche la provincia di averci dato questi spazi, perché può ancora guadagnare magari un po' meno di quello che guadagnano all'estero, però sappiamo fare l'occhiale dall'inizio alla fine con una qualità giudicata da tutti eccellente. Sì, e aggiungo solo che la qualità e l'eccellenza dei nostri occhiali è riconosciuta in tutto il mondo, abbiamo lavorato per le più grandi griff di tutto il mondo già dagli anni 60 in poi, non c'è un occhiale che ha indossato una star o qualsiasi altro personaggio pubblico famoso che non sia passato tramite la Safilo, quindi l'esperienza accumulata in questi anni, la manualità, la manodopera e l'esperienza verrebbe dispersa e come eccellenza del territorio che stiamo cercando di promuovere sarebbe un colpo duro. Noi siamo qui come CGL CISL e UIL per portare la voce di 475 lavoratori e lavoratrici che rischiano il posto di lavoro. Noi dobbiamo sempre più attenzionare e essere mirati nel nostro lavoro, perché non è un'unica realtà isolata quella di Safilo, è l'ultima di molte altre realtà del territorio bellunese che attraversano una crisi. Quindi quello che noi diciamo è: le aziende dove c'è ancora una realtà padronale fisica, c'è un trend, è diverso, si fanno buoni accordi e anche legati ai premi, ok? Nelle realtà in cui invece intervengono dei fondi esteri, la realtà e il minimo comune denominatore è sempre il medesimo, si fanno gli utili e poi quando le cose non vanno più bene si levano le ancore, si vanno via e si lascia le persone in ginocchio. Quindi questo deve essere veramente intollerabile. Noi vogliamo far arrivare la nostra voce anche al mondo della politica, perché bisogna mettere dei vincoli chiari e dei piani industriali che siano veramente lungimiranti nel tempo.